Lucilla Agosti, in Distretto di Polizia 10, la tua prima esperienza in una fiction di polizia? Beh sì, devo dire che è la prima, con il mio personaggio che è Barbara Rostagno. Che cosa ne pensi? Che sensazione ti dà indossare la divisa della polizia? Ma devo dire che quando, vabbè, noi siamo in borghese per la maggior parte delle volte, però ci sono stati dei casi in cui ho dovuto mettere la divisa e devo dire che è molto elegante. No, mi piace, è qualcosa che ti fa sentire molto all'interno di un ruolo. Tra l'altro il tuo personaggio nella fiction è una persona che stava con un poliziotto. Come immagini sia la vita di due poliziotti che vivono insieme e che stanno insieme? Ma me lo sono chiesto quando appunto sapevo che sarebbe venuto fuori questo ex marito che è pari grado di Simone. Devo dire che la sensazione che ho anche leggendo le sceneggiature è di due persone, soprattutto per i loro caratteri, che si scontrano molto su dei fatti quotidiani che ovviamente sono molto concreti, quindi quando ci si trova a confrontarsi su fatti, per esempio un serial killer piuttosto che un colpevole, un innocente, penso che vengano molto fuori i lati caratteriali, gli scontri caratteriali tra le persone. Quindi mi sono immaginata una poca distinzione tra la vita privata e la vita lavorativa. Penso che sia molto complesso riuscire a tenere fuori, molto più magari che in altri lavori. E come immagini sia la vita di una donna poliziotta? Ma penso che debba avere molto a che fare comunque con, credo, un certo maschilismo. Questo credo che esiste, che ci sia, anche se poi ovviamente la carriera è assolutamente fattibile anche per una donna, però sicuramente c'è da stare attento a come ci si pone, penso si debba essere più controllate che in altri ambienti. Faccio gli auguri alle donne poliziotte perché è giusto che noi donne si riesca ad avere dei ruoli sempre più forti, sempre più concreti in quello che ci occupa e che occupa la vita e la quotidianità, e anche per il 158esimo anniversario. Mamma mia, auguri tanti!